In questo video e nei prossimi vediamo una serie di disegni, di costruzioni geometriche per costruire l'immagine prodotta in questo caso da uno specchio e più avanti vedremo anche da una lente, l'immagine di una sorgente luminosa, che rappresenteremo sempre la sorgente luminosa come una freccia appoggiata sull'asse ottico, rivolta in alto con le lettere A e B. Questa sorgente luminosa potrebbe essere il filamento di una lampadina oppure la fiammella di una candela. In questo caso particolare dello specchio concavo, l'immagine si forma capovolta e più vicina al vertice dello specchio rispetto alla sorgente luminosa. In altri casi può formarsi diritta o anche più lontana o anche dietro lo specchio, vedremo tutta una serie di situazioni. Tutti questi disegni che vedremo servono a trovare essenzialmente dove si trova il punto B', che è l'immagine del punto B. Dopodiché, una volta trovato B', basta salire sull'asse ottico e trovare di conseguenza in modo immediato anche A', che è l'immagine di A. Cominciamo quindi dal caso dello specchio concavo, che sappiamo ha il fuoco esattamente a metà del raggio, quindi a metà strada fra il vertice e il centro dello specchio. Per costruire l'immagine della sorgente luminosa, in particolare per trovare il punto B', si utilizzano i quattro raggi particolari che abbiamo visto in uno dei video precedenti. Infatti, dalla sorgente luminosa, in particolare dal punto B, vengono emessi infiniti raggi in tutte le direzioni e noi ne scegliamo quattro opportuni. Cominciamo con il raggio blu, che viaggia parallelamente all'asse ottico e si riflette sullo specchio passando il raggio riflesso per il fuoco. Quindi il raggio blu è essenzialmente questo, che arriva dall'infinito, parallelo all'asse ottico e si riflette nel fuoco. Come secondo raggio prendiamo quest'altro che esce dal fuoco, si riflette sullo specchio e procede parallelo all'asse ottico. È questo raggio di colore verde, che in realtà invece di uscire dal fuoco proviene da B, però passa per il fuoco, è come se uscisse dal fuoco, rimbalza sullo specchio e procede parallelo all'asse ottico. Come terzo raggio invece prendiamo quello che rimbalza esattamente nel vertice dello specchio e si riflette simmetricamente rispetto all'asse ottico. È questo raggio di colore rosso che esce da B, dalla sorgente luminosa, rimbalza nel vertice dello specchio e con lo stesso angolo di incidenza e di riflessione si riflette simmetricamente rispetto all'asse ottico. Infine, l'ultimo raggio è quello che passa per il centro e si riflette su se stesso, andando a descrivere uno dei diametri della sfera. Quindi il quarto raggio è questo giallo, che esce dalla sorgente luminosa B, passa per il centro dello specchio, rimbalza e torna nel centro dello specchio. Se andiamo a vedere, tutti e quattro questi raggi si incontrano e si intersecano in un unico punto, che è il punto B'. I quattro raggi seguono percorsi tutti diversi, ma tutti quanti si incontrano qua, quindi B' è l'immagine di B. E A'B', questa freccia capovolta, è l'immagine di AB, la sorgente luminosa. In linea di principio non era necessario utilizzare tutti e quattro i raggi, ne bastavano anche soltanto due, che si incontrano in B'. Tuttavia è sempre meglio utilizzarne almeno tre per essere sicuri che il disegno sia fatto bene. Perché se già tutti e tre si incontrano in uno stesso punto, questo dà la conferma che il punto B' è stato trovato correttamente, meglio ancora se uno utilizza tutti e quattro i raggi. In conclusione, analizziamo quindi questo caso particolare, specchio concavo. La sorgente si trova oltre il centro, quindi a maggiore distanza dal vertice dello specchio rispetto al centro, e l'immagine invece si forma tra il fuoco e il centro. È un'immagine reale perché nel punto B' si incontrano i raggi veri che sono stati riflessi dallo specchio. Vedremo più avanti altri casi in cui nel punto B' si incontrano non i raggi veri ma i prolungamenti all'indietro, i prolungamenti geometrici. In quel caso l'immagine è virtuale. Infine questa immagine è capovolta ed è anche più bassa, più piccola rispetto alla sorgente. Chiamiamo H l'altezza della sorgente, H' l'altezza dell'immagine, risulta H' minore di H.
e questa immagine diventa sempre più piccola e si sposta sempre più a sinistra verso il fuoco, man mano che noi prendiamo la sorgente luminosa e la spostiamo invece a destra. Quindi più allontaniamo la sorgente luminosa dallo specchio, quindi la spostiamo a destra, e più l'immagine si sposta a sinistra avvicinandosi al fuoco e diventando sempre più piccola. Al limite, quando la sorgente luminosa va all'infinito a destra, l'immagine si forma piccolissima, infinitamente piccola, nel fuoco. Al contrario, se noi invece prendiamo la sorgente luminosa e la avviciniamo allo specchio, per esempio la mettiamo qua, l'immagine si allontana dallo specchio e si arriverà a un momento in cui la sorgente luminosa l'abbiamo spostata nel centro, quindi la spostiamo a sinistra fino a portarla nel centro dello specchio. Allora a quel punto l'immagine si formerà anche lei nel centro dello specchio. Dunque l'immagine fa il contrario di quello che fa la sorgente luminosa. Se noi avviciniamo la sorgente luminosa allo specchio, l'immagine si allontana dallo specchio. Se noi allontaniamo la sorgente luminosa, l'immagine si avvicina allo specchio. Infine, quando l'immagine si avvicina diventa più piccola, quando l'immagine si allontana diventa più grande.